Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ci metteremo al lavoro per creare degli oggettini graziosi da poter regalare per le festività pasquali. Per voi oggi ho pensato a un tagliere e sfrutteremo proprio per la sua realizzazione la tecnica dello stencil. Vi metto quindi, vi ricordo come creare uno stencil. Premendo qui troverete il video e mettiamoci subito all'opera e trasferiamoci sul piano di lavoro dove vi elencherò il materiale che ci occorre. Adesso cominciamo a lavorare la realizzazione del nostro tagliere pasquale. Ecco come sarà l'effetto finale, un tagliere carinissimo che può fungere da sottopentola o semplicemente da guarnizione per le cucine delle persone a cui lo regalerete. Occorrente per il tagliere innanzitutto, ovviamente, un tagliere. Eccolo qua, uno di quelli Len. Io li compro nei negozi a tutto 1000, questo mi è costato 50 centesimi. Ecco qui. Poi pennelli di varie misure. E l'importante è che ce ne sia uno un pochettino più largo, una pennellessa. Stencil che abbiamo fatto da noi. Allora, lo stencil della paperella e lo stencil della forma a uovo che la conterrà. Cliccando sulla paperella, proprio qui, vi riporterò il link del video dove vi insegno a fare gli stencil. E vi anticipo sin da subito che da domani troverete sulla mia pagina fan di Facebook, di cui troverete il link nel box informazioni, tantissimi disegni da poter scaricare per realizzare dei simpaticissimi stencil. Quindi ci occorre dello scotch carta, banalissimo, una spugna che io ho tagliato riducendone perché a noi serve solamente un pezzettino di spugna per tamponare il colore e quindi dei colori acrilici. Cliccando qui troverete il video in cui vi spiego come realizzare da soli i colori acrilici, però se vorrete potrete comprare anche quelli industriali. Io per questo video userò i Polycolor della My Mary nei colori bianco titanio, che è il numero 018, verde ossido di cromo, il 336, il giallo ocra. Un arancione, io userò questo un pochettino più scadente. I colori acrilici più scadenti hanno di brutto che sono un po' più trasparenti, ma per l'utilizzo che dobbiamo farne in questo lavoro ci andrà più che bene ed è della Hobby Color. Poi aspettate, faccio un po' di pulizia sul piano di lavoro. Ci occorre un bicchiere con dell'acqua e dei bicchieri di carta che useremo per contenere i nostri colori miscelati insieme, perché non useremo i colori in purezza. E allora, innanzitutto prendiamo il nostro tagliere e prepariamoci il colore del fondo, che come vedete è questo avorio scuro. Come si fa? Si prende un po' di giallo ocra con il pennello, lo si preleva dalla confezione questa quantità e la si mette nel bicchiere. Olè, così. Con un pennello di un colore differente, mi raccomando, prelevate dalla confezione il bianco titanio una quantità superiore di colore, un bel po' di colore, vedrete quanto ne prendo io. Il bianco titanio è un bellissimo tipo di bianco perché è un bianco coprente, quindi non ci sarà poi bisogno di moltissimo colore, però meglio abbondare che deficere, perché poi ripreparare un colore uguale, esattamente uguale, diverrebbe troppo difficile. A questo punto avviciniamo la nostra ciotolina con l'acqua, immergiamo il pennello e cominciamo ad umidificare il colore. Vado, vedrete, visto? Come con una semplice passata di colore le discromie del legno scompaiono immediatamente. Olè. Benissimo,
Dopo aver dato la prima mano di colore tutta in verticale, fate asciugare perfettamente il pezzo, vi ci vorranno appena 5 minuti o se volete potete anche aiutarvi col calore del phon e quindi passate una seconda mano di colore in senso orizzontale. A questo punto procediamo nella medesima maniera. Aspettiamo che si asciughi il tutto con lo stesso procedimento di prima, anche aiutandoci col phon. Quindi passiamo la terza e ultima mano del nostro fondo in senso verticale. A questo punto preleviamo del verde dalla confezione di colore. Olè. E lo mettiamo in una vaschettina. Vi consiglio sì di usare una vaschettina o un piatto di carta piuttosto che un bicchiere, come vi ho detto all'inizio, perché in questa fase ci servirà tamponare la spugnetta e infilare la spugnetta all'interno del bicchiere non è comodissimo. Benissimo, prendiamo la nostra spugnetta, imbibiamola leggermente di acqua e senza abbondare, col pennello spennelliamo il colore sulla spugnetta che fungerà da tampone. Vedete? Benissimo, a questo punto dobbiamo dividerci gli spazi sul tagliere. Cosa significa? Che ci sarà uno spazio per l'oca che deve rimanere del colore avorio. Quindi prendiamo una sagoma a forma di uovo e posizioniamola approssimativamente al centro e cominciamo a tamponare in maniera più tenace verso l'esterno. Tutto sui bordi, mentre in maniera più leggera, ecco, verso l'interno, così. Non strisciamo, tamponiamo. Con la parte pulita scarichiamo un po' il colore. Gesto deciso, solleviamo lo stencil e asportiamolo senza strisciarlo da una parte all'altra del tagliere perché sennò macchieremmo. E anche qui aspettiamo che si asciughi il tutto. A questo punto cambiamo la nostra mascherina e posizioniamo l'occhietta proprio qui al centro del nostro disegno. Adesso quest'occhetta avrà il becco e le zampe arancioni e il corpo invece bianco. Ora, se voi siete precisi col tampone, non ci sarà bisogno di prendere nessuna precauzione, basterà che siate cauti nel tamponare, quindi non con veemenza e spasmi così incontrollati, ma stando attenti a dove posizionare il colore. Se invece pensate di avere un temperamento troppo focoso nell'atto di immissione del colore, allora vi consiglio di fare questa semplice mossa, cioè tappare semplicemente con dello scotch carta le fessure che non devono essere colorate di bianco, ma di un altro colore. Con un pennello pulito prelevate dal vasetto del bianco del colore puro e spalmatelo sulla superficie della spugna che avrete come prima precedentemente appena inumidito. Così. Quindi con un tamponamento profondo, perché deve lasciare un bel po' di colore, passate su tutto il corpo della paperella. Perfetto, così.
A questo punto, con un piccolissimo tampone imbibito di arancione, andiamo a pressare sulle zampette e sul becco. E quindi rimuoviamo lo stencil. Eccoci qua. Il nostro lavoro però non è ancora ultimato perché dobbiamo definire ancora i margini che sono rimasti così un pochettino rustici, vedete? E allora riprendiamo il nostro verde e con il pennello innanzitutto passiamo sui laterali. Quindi con un po' più di precisione e un colore leggermente più liquido passate i margini. Allora, io li passo a mano libera perché vi ho detto che a me le cose troppo precise non piacciono, però se voi vorrete essere precisi al millimetro vi basterà appiccicare dello scotch carta, segnare i margini e quindi passare poi tutto attorno. A questo punto dobbiamo dare qualche colpo di rifinitura, che è molto semplice ma anche molto importante da dare. Quindi con un cotton fioc imbibito di un po' d'acqua, immergiamolo nel colore bianco puro e cominciamo a segnare il perimetro del cerchio sull'esterno con dei puntini. Per fare dei puntini che siano simmetrici, quindi che abbiano la stessa distanza l'un dall'altro e che siano speculari l'uno all'altro, mi consiglio di procedere con la tecnica a croce, che si fa così. Si mette un puntino sopra e esattamente il suo contrario dall'altra parte. Quindi si riprende del colore e si mette un puntino di lato. È il suo compagno dall'altra parte e si continua così per tutti i quarti. A questo punto, dopo aver rifinito di puntini o di quello che ci pare il nostro oggettino, l'ultima cosa che ci rimane da fare è disegnare, e lo farò con una penna indelebile da CD, l'occhietto della paperella, così in maniera molto semplice, un puntino. Benissimo, lasceremo asciugare perfettamente, quindi l'indomani daremo una bella spruzzata di vernice protettiva fino ad avere un oggettino lucido con dei colori più tenaci, perché la vernice dà dei colori più omogeneizza, ecco, tutti i colori. La nostra paperella, come vedete, una a destra e l'altra a sinistra, quindi lo stencil vi darà anche la possibilità di girarvi il soggettino come preferirete. Ed ecco qui i nostri taglieri pasquali. Visto che oggettino grazioso che viene fuori con pochi minuti di lavoro, è veramente semplice realizzare un piccolo tagliere da poter regalare e ornare magari con delle ovette pasquali, delle ovette di cioccolato o di zucchero. Un pensierino che non vi farà dilapidare, ma che sarà sicuramente gradito da chi lo riceverà, che potrà utilizzarlo sia come decoro da appendere alla parete, sia come poggiapentola. Insomma, è un oggettino versatile, carino, grazioso, fatto con le vostre mani. E quindi anche pregno di quella carica emozionale e affettiva che ogni manufatto artistico possiede. Bene, vi rimando se vorrete altri approfondimenti sul settore arte alla mia pagina fan di Facebook, di cui nel box informazioni includo il link, così come al mio blog. Troverete il link sempre nel box informazioni. E da Ombretta d'Arte per te è tutto, e quindi arrivederci!